In questo video parleremo come ricreare un effetto di chiaroscuro tramite l'uso creativo dei gradienti in Lightroom. Ciao a tutti, io sono Filz Hunter e benvenuti nel mio canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente iniziamo una nuova serie di contenuti sul canale che era da un po' che volevo portare. Infatti, quando spesso mi trovo a scattare nel campo, a fare quei video di vlog che spesso vedo sul canale, non riesco a trattare alcuni argomenti come vorrei, cioè, non so, post-produzione, fotografia, composizione. E quindi mi sono detto, perché non trattarne in modo più adeguato, in un piccolo spazio, che è questo piccolo studio che vedete dietro di me, e parlarne in modo un po', diciamo, come dovrebbero meritare. Quindi ecco, se sei nuovo sul canale, qui su Filz Hunter trattiamo principalmente fotografia sul campo, però ecco, da adesso iniziamo a fare anche tutorial e anche qualche piccola lezione. Quindi, se sei nuovo del canale e ti può interessare, questo può essere il buon momento per iscriversi. Detto questo, oggi iniziamo subito a bomba con un argomento che avete scelto voi su Instagram. E anzi, vi ringrazio molto in qualche modo per la partecipazione, perché siete stati veramente tanti a scrivermi. Quindi oggi parleremo come ricreare, diciamo, un effetto di chiaroscuro, luce e ombra praticamente, attraverso l'uso creativo dei gradienti in Lightroom. Il chiaroscuro non è nient'altro che un'ingegnosa tecnica pittorica del passato per riuscire a dare una sorta di tridimensionalità a qualcosa che non era per niente, diciamo, tridimensionale. In questo caso, un'immagine su un quadro. Funzionava semplicemente nell'aggiungere in scena un punto di luce, spesso non visibile proprio nella stessa scena, quindi esterno, e ovviamente questo punto di luce riusciva a ricreare delle forti ombre dietro, e quindi queste immagini sembrano proprio uscire dal quadro. Questa cosa possiamo andarla a rifare tranquillamente in post-produzione. Noi siamo molto avvantaggiati rispetto a un pittore perché in qualche modo una qualsiasi foto già ha presente qualche punto di luce, qualche punto d'ombra. È raro che siano proprio piatte. Detto questo, quali sono quelle foto che meglio si prestano a questa tecnica di post-produzione? Tre consigli veloci. Il primo, forse il più importante di tutti, è che nella foto che vogliamo sviluppare con questa tipologia, diciamo, di uso dei gradienti, deve esserci un soggetto principale. Può essere ovviamente una figura umana. Io se penso a chiaroscuro penso a un ritratto, una figura umana. Però ecco, può esserci anche un animale, una montagna, una barca, quello che volete. Però ecco, l'importante è che deve esserci qualcosa che deve catturare, diciamo, l'occhio dell'osservatore e che noi possiamo andare in qualche modo a lavorare un po' più nel dettaglio con questa tecnica di chiaroscuro. La seconda, ovviamente sono un po' le regole classiche della fotografia, è meglio lavorare con delle immagini che abbiano le luci morbide, per assurdo che siano un po' più piattarelle piuttosto che avere, non so, il sole in scena e le ombre chiuse, nere, un po' come il sole di mezzogiorno che è fuori dalla finestra, perché ovviamente quando la luce è così dura è difficile lavorarla, diciamo, in modo morbido o anche in modo graduale. L'ultimo consiglio, un po' dopo lo sfateremo durante le esercitazioni, gli esempi che vi farò vedere, è meglio lavorare con delle immagini ovviamente che siano poco rumorose. Dicevo un po' lo sfateremo perché alcune immagini wildlife che vi farò vedere saranno a 10.000 ISO e vi farò vedere quanto ovviamente non siano molto lavorabili invece tipo rispetto a foto da 100-200 ISO. Detto questo, andiamo su Lightroom. Ecco qui lo scatto di cui parlavo prima, 10.000 ISO. Ovviamente è meglio evitare scatti del genere, però in questo caso gli animali non è che si possono sempre mettere in posa o avere condizioni di luce migliori e quindi in qualche modo bisogna scendere un po' a compromessi. In questo caso, tardo tramonto, anzi, il sensore full frame ha fatto la sua parte. Diciamo, questo scatto per avere proprio il massimo risultato bisognerebbe lavorarlo in Photoshop. In questo caso la post-produzione l'ho già fatta in Lightroom, come anche per gli altri scatti e anzi, se ci sono altri argomenti che volete trattare, qualche cosa che volete sviscerare per bene, scrivetelo sotto nei commenti perché potrebbero essere gli spunti per i prossimi video. O comunque tratteremo questi argomenti nei miei corsi di post-produzione che saranno già più o meno disponibili sul sito. Se sono disponibili sul sito, saranno qui da qualche parte. Detto questo, per velocità, tutti questi scatti li avete già post-prodotti, però per vedere comunque il before e l'after. Questo è lo scatto già modificato e questo era un po' come partiva. La cosa più importante da fare all'inizio è leggere l'immagine e scegliere o comunque in qualche modo vedere dov'è la luce e dove è l'ombra. Quindi in qualche modo rispettare quella che è l'immagine stessa. In questo caso è piuttosto semplice. Il nostro giovane cervo è illuminato sulla sinistra dal sole morente e sulla destra c'è già, soprattutto qua in basso, l'accenno di ombra. Quindi con la post-produzione già andrò a lavorarla e a enfatizzarla al meglio, però si può fare ancora qualcosa ed è la parte che voglio farvi vedere oggi. Semplicemente vado a scegliere un gradiente. I gradienti su Lightroom Camera Raw sono di due tipi, o il filtro graduato, che è una tendina, eccolo qui, o il filtro, dove sta, eccolo qui, radiale, che è un cerchio.
Questo qua è il mio preferito perché, a differenza del graduale, posso sceglierlo con la sfumatura di farlo più o meno incisivo, che lo trovo una cosa molto interessante. Detto questo, per questo esempio scelgo il filtro graduato. Come vedete già l'ho modificato. Per azzerarlo, in qualche modo per resettarlo, premo il tasto Alt e al posto di effetto comparirà Ripristina. Quindi clicco, eccolo qua che si riazzera e quindi vado a scegliere di fare in questo caso l'ombra. Abbiamo scelto che sarà sulla destra, quindi riduco l'esposizione, riduco un po' il contrasto perché il contrasto lo sto andando a fare io, quindi non serve che lo vado ad accentuare ulteriormente con l'ombra. Abbasso un po' le luci, abbasso un po' l'ombra. Ultimo dettaglio, gusto mio personale estetico, riduco un po' la saturazione perché i colori quando sono scuri tendono ad essere un po' più saturi perché diventano un po' più intensi e quindi ridurre la saturazione non è mai male con i colori scuri. Detto questo, apro il mio tendalino, basta che clicco sul punto e lo trascino. Poi posso anche, come vedete, aggiustarlo meglio, spostarlo, girarlo e posso scegliere in questo caso che la mia ombra sia più o meno incisiva, in questo caso ecco sul volto del cervo sul lato destro che è un po' più in ombra. Detto questo, vado a fare clicco nuovo, riazzero con il tasto Alt e farò il punto di luce che in questo caso è sulla sinistra, c'è già il sole quindi non serve fare altro. Qui andrò a aumentare un po' l'esposizione, un po' il contrasto, un po' le luci, aprirò un po' le ombre e, al contrario di come ho fatto per le ombre, aprirò un po' la saturazione. Aprirò, aumenterò un po' la saturazione. Quindi ecco, come al solito, trascino il mio gradiente e qui posso scegliere di farlo ecco più forte, meno forte o allargarlo per far sì che questa sfumatura sia più delicata. In questo caso penso che ci siamo. Veloce before and after dello scatto. Questo è come era prima. Eccolo qui. E questo è com'è adesso. Andiamo così al prossimo scatto che è tutta un'altra storia. Castelluccio di Norcia. Fioritura, in questo caso il soggetto principale è il papavero, ma la cosa più importante, diciamo, sono due. Uno, ISO 125, quindi l'immagine si può ben lavorare, quindi possiamo anche in qualche modo far di più, se vogliamo, con la post-produzione. E, cosa più importante, questo è lo scatto post-prodotto, questo è come si presentava all'inizio. L'immagine è neutra, il punto di luce non è ben definito perché era una classica giornata coperta, però in qualche modo si vede la luce dove arriva. Arriva dall'alto, principalmente a sinistra direi, e quindi l'ombra, si vede un pochino, è sulla destra. Andrò quindi ad enfatizzarla, dopo la post-produzione che ho fatto, con i filtri. In questo caso, filtro radiale, vado ad azzerarlo con il tasto Ripristina, riduco l'esposizione, riduco il contrasto come prima, riduco la luce, riduco le ombre, gusto personale, dicevo, riduco la saturazione e perché no, aumento un po' i toni freddi delle ombre. Questo per dire che non per forza dobbiamo lavorare solo sulla luce, sulle ombre, possiamo anche lavorare sui colori, su quello che vogliamo. Ovviamente la cosa più importante è sperimentare e vedere come tutte le nostre immagini lavorino, soprattutto si in qualche modo rapportino con questi gradienti. Quindi vado ad aprire, eccolo qua, il mio filtro. Andrò a scegliere dove sta. Eccolo qua, andrò a invertirlo. La zona rossa si può selezionarla da qua, eccolo qua, vi fa vedere dove si va a applicare. Eccolo qua, inverto, già è molto bello. E perché no, vado ad aprirlo e spostarlo a destra. Diciamo, più o meno come una vignettatura, ma la differenza sostanziale è che siamo noi a scegliere con quali inclinazioni e con quale morbidezza si va a applicare la nostra immagine. Invece la vignettatura è abbastanza limitata a stare intorno all'immagine, seguendo proprio i bordi, diciamo così. Quindi ecco, facciamo che ci piace così, anzi possiamo anche andare a allargarla un pochino, eccola qua. E perché no, invece che a tutta, ridurla un pochino. La sfumatura non è nient'altro che, adesso vi faccio vedere da vicino, almeno si vede bene, eccola qui. Se io metto sfumatura a zero, l'ombra in qualche modo proprio finisce nel punto esatto dove ci sta la linea. In questo caso voglio che sia un po' più morbida, ma non eccessivamente morbida, perché sennò questa ombra va a finire non si sa dove. Detto questo, sposto la mia ombra sulla destra, ecco, giusto un pochino, e direi che già ha fatto un bellissimo effetto, già riesce a dare un po' più risalto a questi toni del verde, a raffreddarli come se fosse per l'appunto fine giornata. Cosicché andiamo su nuovo,
riazzeriamo il filtro radiale e facciamo la luce. In questo caso aumento un po' l'esposizione, anche un po' di più si può fare perché tanto ISO 125 si può lavorare. Luci, ombre, un po' di saturazione e perché no, riduco un po' di rimozione foschia. Poi ne parleremo bene della rimozione foschia. Eccolo qui, lo vado ad aprire come ho fatto quell'altro. Eccoci qua, già ci piace, a me piace moltissimo qui in questo punto, però l'ho fatto in modo più morbido, quindi lo vado ad allargare e lo vado a spostare in qualche modo dove riteniamo più opportuno. Poi possiamo anche ovviamente migliorarlo a seconda, ma direi che ci siamo piuttosto bene. In questo caso forse è bene lavorare più sulle ombre che sulle luci, e perché no, proviamo un po' ad aggiungere un pizzico di verde. Qui ecco, molto sta nella nostra proprio sperimentazione vedere cosa ci sta meglio. Però direi che avendo fatto già così, in questo caso sfumatura al massimo, vorrei essere proprio piuttosto graduali. Eccolo qua. Non è male, forse bisognerebbe spostarlo un po' più a sinistra, ma vabbè. Diciamo che va bene così. Questo era come l'ho postprodotto, diciamo, in modo finale. E questo come era prima. Direi che solo con questi due filtri diamo davvero profondità all'immagine e a creare proprio un movimento. Andiamo a fare un altro esempio per farvi vedere come si può essere anche graduali con gli stessi gradienti. Lago Trasimeno, l'immagine di partenza era questa, piuttosto blanda, lo stesso abbiamo già un punto di luce che è sulla destra, il sole che tramonta e non si fa mai vedere, mai colora tanto. Un tramonto colorato non lo vedrò mai. E dicevo, con questi filtri posso anche essere morbido. E il consiglio che vi do è questo qua: se avete da fare un'ombra, un punto di luce, quello che volete, meglio fare più passaggi e più dettagliati piuttosto che, per assurdo, dove sta? Aumentare il contrasto così e basta. In qualche modo i pittori stessi, quando lavorano, ci mettono tanto per fare i passaggi e post-produrre non è tanto lontano come lavorazione. Quindi riduco l'esposizione, riduco il contrasto, riduco le luci, se ce la faccio, riduco le ombre, riduco la saturazione, perché no, riduco un po' anche la temperatura, rendendo un po' più fredda. Eccolo qua, già mi piace molto questo tono del blu. Potremmo anche aggiungere un pizzico di ciano, però ecco, non voglio metterlo in questo caso. Perché no, clicco destro sul mio filtro, eccolo qua, posso duplicarlo, che in questo caso duplicherò, o eliminarlo, cancellarlo. In questo caso lo duplico, eccolo qua, e lo metto per esempio, non so, nell'angolo più in basso. Quindi faccio una sfumatura successiva a quella che ho già fatto e in qualche modo si avrà un effetto migliore invece che farne solo una. Lo stesso facciamo per le luci. Vado quindi su nuovo, se ce la faccio, alt ripristino, eccolo qui, esposizione, contrasto, luci, ombre. Perché no? Riduco un po' la saturazione, aumento un po' la temperatura e un pizzico di magenta. In qualche modo erano i colori che c'erano nella scena. Adesso forse direi che forse l'esposizione potrei un po' ridurla. Me la metto qui, allargo. E perché no? Adesso lo giro un po'. Potrei anche non fare il doppio in questo caso, perché se faccio duplico... potrei farlo così, però non so, riduco tutto quello che ho messo e lascio solo, eccolo qua, temperatura e un pizzico di magenta. Se cliccate doppio clic sopra, ecco, i vari cursori si riazzerano in posizione centrale. Quindi diciamo lavorazione veloce, questo è come era prima e questo come post prodotto con 3-4 filtri. Quindi ecco, fa davvero tantissimo. Qualche esempio veloce ancora, già di scatti post prodotti, questo volpe ISO 800, quindi si può lavorare bene. E questo, eccolo qui, se carica, eccolo qui, è come era prima. Quindi aggiungendo solo un filtro in basso e un filtro in alto, diamo proprio la tridimensionalità al soggetto. Altro esempio, 8000 ISO, ritratto, questo è lo scatto post-prodotto, e questo è come era prima. Lo stesso, qui non potevo fare molto perché il rumore è comunque abbastanza presente, quindi ho semplicemente enfatizzato la luce che era dietro al suo volto e ho aumentato un po' l'ombra che ovviamente si va a creare naturalmente sulla sinistra, risaltando leggermente, ecco, gli occhi. Quindi secondo me già questo è molto bello. Infine, ultimo scatto, giusto un altro esempio,
Questa foto davvero meriterebbe Photoshop, infatti spero di lavorarla a breve. Questo è come era prima. Comunque, una bellissima condizione, quando ci sono le nuvole che passano nel bosco è stupendo. Questo su Lightroom e questo poi con i filtri in finale. Non ha nient'altro che enfatizzato il punto di luce, che era, veniva in questo caso dall'alto a destra, e ovviamente ha aggiunto le ombre a sinistra. Ricapitolando quindi, il chiaroscuro è una tecnica pittorica di cui alcuni concetti possiamo prenderli e portarli nella post-produzione delle nostre foto, che sia andarle a enfatizzare le luci e le ombre naturali delle nostre immagini o che sia andarle a ricreare. L'importante ovviamente è che ci sia un soggetto nelle nostre immagini che può in qualche modo giovarne da questa post-produzione, che le immagini siano poco rumorose e che, se possibile, soprattutto questa cosa più importante, che l'immagine abbia una luce morbida, quindi alba, tramonto, luce grigia, non ci siano quindi le luci forti come quelle di mezzogiorno, per intendersi, perché lì è davvero difficile lavorare in modo morbido e graduale con questi filtri. Quindi poi utilizzeremo, dicevo, ecco, questi filtri graduali e radiali per applicare luci e ombre. È importante quindi saper leggere la scena, sapere dove è la luce e dove è l'ombra, così da sapere poi applicare bene questi filtri. Quindi ecco, è importante non mettere l'ombra al posto della luce e viceversa. Spero che questo video ti sia rimasto utile. Se è stato così, lascia pure un mi piace e se vuoi puoi scrivere pure un commento, non so, quegli argomenti che vorresti trattati sul canale, o non so, se qualche dubbio, qualche perplessità, sono qui per rispondere, quindi lascia pure un commento. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, qui è tutto da Filzhunter.